Tutte quelle criticità infrastrutturali e naturalmente organizzative devono essere risolte. Mi vengono in mente le ferrovie, ma non solo. Dobbiamo cercare di sburocratizzare le nostre attività, cercare cioè di dare della, la, quella che io definisco normalmente la certezza del diritto. Pietro Busan, presidente dell'Associazione Agenti Marittimi del Friuli Venezia Giulia, commenta così la situazione del porto di Trieste. L'argomento resta sempre molto delicato, in particolare in questo periodo, questo perché non resta molto tempo per la nomina del futuro presidente dell'autority. Busan analizza i nomi per la successiva candidatura e l'operato di Marina Monassi in questo periodo di presidenza. La, sicuramente la gestione di Monassi non è stata una gestione molto semplice, ha vissuto anche lei dei momenti di criticità dovuti naturalmente ai problemi di traffico, ai problemi di gestione del porto. In sé stesso. Non è stata una gestione comunque deficitaria, i traffici è palese che sono tutto sommato aumentati, abbiamo avuto dei trend positivi e quindi io direi che proprio sono questi i presupposti da cui dovremmo ripartire con il nuovo presidente delle autorità portuali. Presidente, che è, come affermato da Busan, potrebbe partire una posizione di vantaggio se fosse già a conoscenza di ciò che accade nel territorio. Io vorrei partire però dal fatto che tutte le persone che sono state nominate dalla Terna sono sicuramente le persone che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. Certamente Antonio Gurieri è uno che conosce da vicino il Porto di Trieste, lo ha frequentato, conosce l'autorità portuale, conosce le logiche e le strategie del Porto di Trieste e in questo momento potrebbe essere forse più avvantaggiato in una sua nomina in quanto partirebbe sicuramente in Polpo position conoscendo già quali sono naturalmente tutti quegli aspetti di criticità di cui abbiamo parlato e in questo momento evidentemente potrebbe essere quel valore aggiunto di cui potremmo avere veramente bisogno.